Si chiama Emily Nixon, è una mamma di famiglia la quale ha pensato che ha trascorso ben 5 giorni di tempo con il corpo privo di vita dell'amata figlia. Probabilmente alla base di tale scelta il non volersi separare da quel corpicino che ha visto nascere e crescere fino a 5 anni, o meglio per un bel po' di tempo, si fa per dire, e che purtroppo era morta. Non si è voluta staccare, ripeto nuovamente, la giovane Emily Nixon dall'Inghilterra, dove abita, da quel corpo che purtroppo è morto, non c'è più. Ecco, questa storia ci fa capire come a volte la morte non venga accettata, non riesca ad essere accettata, ovviamente, dagli esseri umani, mentre gli animali infatti accettano di buon grado la morte perché non hanno coscienza, non hanno consapevolezza. E in cuor loro non sanno alla fine che dovranno andare a fare, invece noi esseri umani non riusciamo ad accettarla e spesso e volentieri ci affidiamo alla religione. La religione che, come dico tanto spesso nei miei video, è l'unico appiglio a cui ci aggrappiamo per far sì, per fare in modo che non proviamo paura quando non ci siamo più, quando un giorno non ci saremo più. Grazie infatti alla religione cattolica, una persona si dà di fatto una speranza in più di trovare magari un luogo ultraterreno dove andare a vivere, dove andare a stare, in cui poter trovarsi in congiunzione con tutti gli amici, i parenti e tutte le persone che purtroppo sono morte. Vi ringrazio, un saluto e iscrivetevi al prossimo video.